La meccanica delle due ruote segue un movimento circolare che va dal rispetto dell'ambiente alla cura del corpo, passa per la socializzazione fino a tornare nei luoghi più belli della nostra terra. Con il sentiero dell'inglese si esplora l'area grecanica fatta di uomini ambienti dalla storia antichissima, oggi rivisitati da un'escursione in mountain bike aperta a tutti gli appassionati. Si tratta di 110 chilometri che furono percorsi a piedi da Edward Lear tra Rocudi, Musa, Caracciolino, Saline, Mantinio, Prastarà, Masella, Pentedattilo, Melito Vecchio, per poi tornare al punto di partenza. Il sentiero dell'inglese è un itinerario importante. Qual è il valore aggiunto che dà la bicicletta? La bicicletta è sempre un mezzo per scoprire il territorio e far conoscere nuovi posti. Poi soprattutto con questo giro che ho proposto oggi visualizzeremo molto bene le bellezze che ci sono, che ci attornano. Soprattutto guarderemo sia Pentidattilo sia l'Etna in un duello continuo tra i due. Vedremo soprattutto dei luoghi magnifici come Prastarà, che arriverà prima delle fatiche per risalire a Pentidattilo. Una volta a Pentidattilo faremo anche una visita al borgo, dove visiteremo le botteghe artigiane in collaborazione con i volontari del luogo. Successivamente attraverseremo proprio il sentiero dell'inglese, ridiscendendo da Pentidattilo e salendo nelle colline successive che ci riporteranno di nuovo qui al punto di partenza. È un sentiero che ormai sta prendendo molto piede, soprattutto per chi pratica trekking e escursioni. Molti stanno partendo ogni giorno per questa esperienza che dura 7 giorni a piedi. Noi in un solo giorno faremo un piccolo tratto, ma sarà bello. Ecco, che preparazione è richiesta per affrontare questi percorsi? Con la bici diciamo che oggi va bene qualsiasi preparazione perché è studiata in modo che tutti possano partecipare. Faremo un passo all'altezza di tutti, quindi va bene un allenamento medio. Per rendersi partecipi di questo gruppo, per aderire al gruppo e alle prossime iniziative, cosa bisogna fare? Sì, possono contattare me, Leonardo Zampaglione o la SD Magna Grecia. Prossimamente faremo qualche altra escursione, faremo anche una gara a Prastarà, che ormai siamo arrivati alla 7ª edizione. E poi in estate è in programma di fare delle gincane per i bambini che le faremo qui nei comuni in zona.